Inaugurata la 19ª Fiera del Marrone, l'evento dedicato alla castagna riempirà il centro storico del capoluogo della Granda fino a domenica. Cade dalla bicicletta a causa di una buca e viene multato perché non ha il campanello. È successo a Bra. Buone notizie per gli alpeggiatori, pubblicata la graduatoria di chi beneficerà dei fondi PSR per rinnovare le proprie strutture. 7 date nella stagione teatrale di Mondovì sul palco del Baretti, anche lo spettacolo interpretato da Paolo Endel e diretto da Joele Dix. Ben ritrovati cari telespettatori con l'appuntamento con il notiziario di Telegranda. Apriamolo parlando naturalmente della 19ª Fiera del Marrone di Cuneo, inaugurata proprio questa mattina, venerdì 13 ottobre. Centinaia di espositori attentamente selezionati da un pool di esperti del comune, Slow Food, Coldiretti, Confartigianato e ATL riempiranno per 3 giornate il centro storico del capoluogo della Granda. 19ª edizione della Fiera Nazionale del Marrone, ormai una fiera consolidata, un appuntamento fisso della nostra città. Sì, sta diventando un appuntamento fisso della provincia di Cuneo, nel senso che la Fiera del Marrone racconta un territorio, non racconta solo una città. Partendo dalla castagna, che era la base dell'alimentazione dei nostri nonni e dei nostri avi, è diventata lo strumento per raccontare un territorio che è fatto di un rapporto stretto tra montagna e pianura. E sono contento che nei 250 espositori che anche quest'anno regaleranno, oltre al bel tempo, un weekend molto, diciamo, intenso di appuntamenti e di cose buone in città, sono molto contento che ci siano qui con noi degli espositori che arrivano da Chambéry, da Barcelonnette, da Lubai, da Hyères d'Avance, perché in qualche modo raccontano le nostre montagne come un territorio che unisce un'area importante con la quale stiamo facendo progetti europei, Alcotra. E mi piace l'idea di raccontare un territorio che è un territorio omogeneo al di là delle frontiere. Quindi parliamo di una fiera che ormai è europea, un'ottica europea. Sì, questa fiera qua è una fiera nazionale ma un'ottica internazionale. D'altra parte, al di là della promozione dell'agricoltura, al di là della promozione del nostro artigianato, dell'enogastronomia, è uno strumento di promozione del territorio in chiave turistica, il nostro mercato e l'Europa e il mondo. È stata una corsa contro il tempo perché comunque tutte le novità anche della sicurezza non hanno giocato a nostro vantaggio, però stiamo cercando di farla crescere e di ampliare appunto gli orizzonti, abbiamo parecchie aziende anche estere e questo ci fa ben sperare. Noi cerchiamo sempre di favorire la presenza delle eccellenze del nostro territorio, vuoi coi presidi Slow Food, come con l'area dei consorzi, oltre alla grande selezione che fanno anche le associazioni di categoria nel portarci le aziende eccellenti della nostra provincia. Cuneo ancora una volta dimostra di saper interpretare bene quelle che sono le esigenze di un grande territorio. La castagna è un frutto semplice che però è legato a una storia, una tradizione importante per le nostre valli, oggi diventa in qualche modo veramente l'ospite d'onore di una grande kermesse nella quale la gastronomia fa la parte del leone, ma nella quale ci ricordiamo anche la nostra storia agricola e ci ricordiamo come questo frutto ha sfamato per secoli le nostre popolazioni e ha donato la vita. Quindi è bello fare festa intorno a un aspetto così semplice ma anche così radicato nella nostra tradizione. Un modo anche per richiamare l'attenzione dell'Europa soprattutto sui nostri prodotti, sulla nostra qualità che è un'eccellenza veramente mondiale. Assolutamente sì, e sempre di più noi ci stiamo battendo perché vi sia la possibilità di avere prodotti tracciati affinché i cittadini possano conoscere quello che vogliono acquistare e sapere la provenienza dei prodotti. Sull'agroalimentare è molto importante, per l'Italia naturalmente questo è un fattore competitivo decisivo visto che la qualità è la nostra caratteristica. E in considerazione del previsto aumento del traffico nel concentrico cittadino, in concomitanza appunto con la 19ª edizione della Fiera del Marrone e il mercato festivo, nella giornata di domani e dopodomani, quindi sabato 14 e domenica 15 ottobre, Viale Angeli non si trasformerà in area pedonale come di consueto, ma sarà accessibile a tutti i veicoli. E oltre ai momenti esclusivamente enogastronomici, la fiera offrirà ampio spazio anche a laboratori didattici, iniziative culturali, proposte turistiche, mostre, spettacoli e concerti, ma anche naturalmente al mondo dell'artigianato e a quello dell'agricoltura. Anche quest'anno grande kermesse del Marrone a Cuneo e Coldiretti sempre in prima linea.
Beh, sicuramente non potevamo mancare anche quest'anno questa fiera nazionale del marrone, anche per celebrare una ripresa del settore castagnicolo, perché in questo momento abbiamo ormai 2 anni di forte ripresa della produzione con anche dei riscontri economici importanti. Questo vuol dire anche un riconoscimento del lavoro dei nostri imprenditori, ma vuol dire anche una tutela di quello che sono le nostre vallate nel recupero di quella che è una produzione antica. E naturalmente siamo presenti alla Fiera del Marrone con le nostre aziende, quindi con le nostre eccellenze enogastronomiche, siamo presenti anche con dei momenti di assaggio e di cucina, questo per far incontrare veramente la società, il consumatore, rispetto a quello che sono le bontà delle nostre produzioni. I prodotti agricoli sono veramente, e il cibo in generale, per un territorio sono sempre importanti, perché sono il veicolo per far conoscere quel territorio. Se è buono il cibo vuol dire che il territorio sta bene, che il territorio è sano. Noi siamo presenti qui alla Fiera del Marrone anche con tanta gente nostra, tanti agricoltori che vendono i loro prodotti. Sono tanti i messaggi che passano attraverso questa comunicazione. Uno è che dietro un prodotto c'è una storia, una famiglia che lavora. Due è che quel prodotto viene prodotto in questo territorio ed è fresco. Tre è che è possibile fare bene e quindi esportare la bellezza di questo territorio facendo degustare le cose buone. Sì, una presenza che ormai è storica, perché sono 19 anni che siamo presenti a questa manifestazione, siamo cresciuti negli anni e abbiamo portato sempre di più negli anni delle eccellenze dell'artigianato. Oggi noi abbiamo difficoltà a collocare tutte le aziende che richiedono di partecipare alla Fiera del Marrone, e questo direi è un termometro importante per valutare quanto sia appetibile per le nostre aziende partecipare a questo evento. Condividiamo questa esperienza da sempre con Coldiretti, riteniamo che il mondo dell'agricoltura e il mondo dell'artigianato abbiano molte cose in comune e abbiamo iniziato una collaborazione stretta su tante iniziative e porteremo anche quest'anno il progetto di valorizzazione della trasformazione del prodotto attraverso il progetto AgriArt, che presenta il prodotto cucinato attraverso un progetto che abbiamo realizzato, che vede, ci vede insieme portare avanti questo discorso di valorizzazione della cucina cuneese attraverso i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato cuneese. Fiera del Marrone sta diventando un appuntamento sempre più importante nel panorama cuneese, nel panorama italiano, quindi saremo presenti, come dicevi, con un alto numero di aziende, valorizzazione del prodotto artigiano in un momento di vetrina che deve caratterizzare quello che è il valore della provincia di Cuneo, quindi un prodotto di qualità d'eccellenza che va dalla parte gastronomica, quindi avremo il food abbinato al settore artistico, quindi un mix che proponiamo sulla piazza cuneese. La cronaca: colluttazione ieri giovedì 12 ottobre nel carcere di Fossano, protagonisti 2 detenuti di origini africane, in seguito a un diverbio appunto si sono attaccati, è intervenuto un agente di polizia penitenziaria di servizio, rimasto anche leggermente ferito. A denunciare il fatto è il SAPPE, il sindacato autonomo polizia penitenziaria. Quello di Fossano, commenta Donato Capece, che ne è segretario generale, è l'ennesimo grave evento critico che avviene in un carcere da parte di un detenuto straniero. Per denunciare la situazione critica delle carceri in tutta Italia, il SAP è sceso anche in piazza, ha partecipato infatti ieri a Roma alla manifestazione di protesta della Consulta Sicurezza davanti alla Camera dei Deputati. Siamo scesi in piazza, spiega Capece, per denunciare che il sistema penitenziario per adulti e minori si sta sgretolando ogni giorno di più. Sempre per la cronaca, con un curioso episodio avvenuto a Bra, un ciclista caduto in via Gorizia a causa di una buca nell'asfalto è stato multato dalla Polizia Municipale perché sprovvisto di campanello. Cade dalla bici a causa di una profonda buca sull'asfalto e viene multato perché sul mezzo non aveva il campanello. È successo a Bra. Vittima del curioso episodio un operaio di Bra di 50 anni. Teatro dell'incidente via Gorizia, oggi già riasfaltata. A multare il ciclista la polizia locale, chiamata per rilevare il sinistro. E mattina l'operaio percorre in bici via Gorizia diretto all'ospedale Santo Spirito, dove si trova ricoverato il padre. A un certo punto una buca lo fa cadere, un passante assiste alla scena e chiama il 118, l'ambulanza arriva, i sanitari constatano numerose escoriazioni alla spalla, al braccio e alla clavicola e portano l'uomo in ospedale. Lo curano e gli danno una prognosi di 10 giorni. La polizia municipale viene avvisata dell'accaduto, arriva una pattuglia. Gli agenti rilevano la posizione della bicicletta e notano l'assenza del campanello utile a
ciclisti per segnalare la presenza su strada. I civici verbalizzano la mancanza, 25 euro, poi ridotti a 17,50 perché l'uomo la paga entro 5 giorni. Oltre al danno anche la beffa, commenta il ciclista al settimanale Gazzetta d'Alba. Mi sono affidato all'avvocato albese Alessandra Sandri perché mi assista nella causa che ho avviato contro il comune. Vedremo come andrà a finire. Era ricercato da 2 anni anche dall'Interpol un indiano di 34 anni colpito da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Brescia. L'indagine che ha portato all'arresto dell'indiano, sviluppata in particolare dalla squadra mobile di Cuneo, riguardava un gruppo criminale composto da una ventina di persone, italiane e indiane. L'accusa è di associazione a delinquere dedita al favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. D'ora parliamo di viabilità, andiamo a De Monte. Il progetto della variante, atteso da 30 anni, dovrebbe arrivare in regione entro novembre. I lavori sono attesi invece per il 2018 e dureranno fino al 2020. Arriverà in regione il prossimo mese di novembre il progetto della variante di De Monte, i cui lavori dovrebbero iniziare nel 2018 e durare almeno fino al 2020, a dirlo il sindaco Laura Poracchio. Un progetto atteso a De Monte da 30 anni, obiettivo alleggerire il traffico pesante di tutti i comuni della Vallestura. Infatti, insieme ad Aisone, De Monte subisce i danni maggiori a causa della sua conformazione ad imbuto. Sono circa 500 i tir che attraversano ogni giorno la vallata, vanno verso la Francia o alla stabilità. Fonti di vinadio. Il risultato è accumulo di polveri, rumore e vibrazioni. A De Monte i problemi maggiori si registrano in via Martiri e via Caduti della Libertà, sempre più povere di abitanti e attività. A breve il sindaco Poracchia incontrerà la provincia. Chi protesta vorrebbe, in attesa della variante, far passare i tir in salita dalla strada militare da Festione a Vinadio e solo in discesa dal centro di De Monte. La sindaca dubita, la strada militare non sarebbe sicura per via del rischio frane e non sopporterebbe il passaggio dei mezzi pesanti. Una cosa forse certa, il semaforo a senso unico alternato installato durante gli ultimi lavori probabilmente non verrà più tolto perché evita gli intasamenti nel centro del paese. E Ostana, uno fra i borghi più belli d'Italia, nell'alta Valle Po, ad essersi aggiudicato il Cresco Award 2017, istituito dalla Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la collaborazione di ANCI. La consegna è avvenuta proprio ieri in occasione del congresso annuale ANCI 2017. Ostana, ritorno e sviluppo, il progetto premiato. Il borgo, grazie alle azioni messe in campo dall'amministrazione comunale, ha invertito la tendenza iniziata negli anni 50 di abbandono. Oggi infatti vive un boom di attività, crescita della popolazione e interesse turistico. Al centro dell'operazione comunale, valorizzazione della cultura occitana, recupero della terra e inclusione sociale. D'ora parliamo di agricoltura. La Regione ha pubblicato l'ultima graduatoria riguardante le misure del PSR a favore del sistema alpeggi. Solo 5 su 34 le domande che non sono state finanziate, ma sono state comunque ammesse in attesa di nuovi fondi. Sono ben 29 su 68 le domande provenienti dalla provincia di Cuneo ammesse al finanziamento tramite PSR, il programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il miglioramento dei fabbricati degli alpeggi. E la misura 7.6.1, 29 domande che corrispondono in cifre a 3,9 milioni di euro. Potranno aumentare, spiegano dalla Regione, non appena si renderanno disponibili altre risorse, saranno erogate alle richieste per il momento escluse. In provincia sono 5 le domande rimaste fuori dalla graduatoria che è stata pubblicata sul bollettino ufficiale regionale. I progetti dovevano riguardare il restauro e la riqualificazione degli edifici rurali e delle loro pertinenze, con lo scopo anche di ripristinare la funzionalità e la fruibilità originaria. Ma non solo, anche la realizzazione di locali e strutture di ampliamento o completamento dell'esistente, il miglioramento del rendimento energetico delle strutture, la costruzione e il potenziamento di impianti di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia al servizio dei fabbricati che per abbeverare gli animali. Inoltre, gli investimenti per diversificare attività in settori extraagricoli come servizi educativi, sociali, didattici e per il tempo libero. Alla gara potevano partecipare i comuni, le unioni di comuni e i privati proprietari dei fabbricati. 25 i comuni che hanno ottenuto l'ok, solo 4 i privati, un allevatore di Crissolo, uno di Canosio, uno di Roccaforte Mondovì e uno di Bellino. Tra le amministrazioni che hanno ottenuto più contributi, Marmora Entracque 180.000 euro e Monastero Vasco 84.000 euro e 100.
Un ecocardiografo di alta fascia alla struttura di cardiologia dell'ospedale di Mondovì, diretta da Mauro Feola, la donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Disponiamo ora di due apparecchiature, spiega Feola, primario da luglio, quella acquisita con i fondi della CRC e di ultimissima generazione. La utilizziamo per gli esami ai ricoverati, che nel primo semestre del 2017 sono 331, il 20% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Superano invece i 2 milioni di euro le donazioni che ogni anno la Fondazione CRC distribuisce in provincia, pari al 10-12% dei contributi totali. Andiamo a Savigliano, torniamo sull'evento svoltosi scorsa domenica, Mestieri a cielo aperto. Tra le iniziative anche il maxi panino solidale realizzato da aziende del territorio, Confartigianato, Coldiretti, CNOS, FAP a sostegno di Mai Più Sole. Sono state 300 le porzioni del maxi panino solidale di 50 metri vendute all'edizione 2017 di Mestieri a cielo aperto, un'iniziativa di Coldiretti, Confartigianato e CNOS FAP per raccogliere fondi a favore di Mai Più Sole, l'associazione che da 10 anni si occupa prima a Savigliano e poi in tutta la Granda di donne vittime di violenza. A permettere l'iniziativa impresa 8 realtà locali, ad appoggiare l'idea anche la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano. Siamo nati 10 anni fa su questa piazza e su questa piazza vogliamo ritornare proprio per dire che tante donne sono riuscite ad uscire dal silenzio, sono riuscite ad uscire dalla violenza grazie al nostro aiuto. A volte è sufficiente sapere che c'è qualcuno che ti allunga una mano, che ti dà una mano, un aiuto e tu ce la puoi fare. Purtroppo ogni giorno leggiamo sui giornali e sentiamo i telegiornali che una donna viene uccisa o stuprata, violentata, o bambini maltrattati. Noi siamo qui proprio per dire basta a tutte queste violenze. La nostra comunità si è ritrovata tutta assieme, ha inondato le nostre piazze e quindi dobbiamo ringraziare l'associazione commercianti che ha organizzato a cielo aperto e l'associazione artigiani che ha avuto questa bella idea di questo panino di 50 metri che verrà venduto a pezzetti e il ricavato andrà a finire all'associazione Mai Più Sole, che opera in soccorso delle donne in difficoltà. E speriamo che questa bella iniziativa possa ripetersi anche poi nei prossimi anni. Grazie all'aiuto di diverse aziende locali abbiamo cercato di preparare un menù completo, diciamo. Ne abbiamo fatti con il raschera, con il gorgonzola, dolci, salati, col bagnetto verde. Siamo un'azienda a carattere familiare, un'impresa artigiana. Con me siamo alla quarta generazione, infatti sono più di 70 anni che siamo presenti sul mercato. E abbiamo la sede a Marene, siamo una quindicina di persone in tutto e cerchiamo di lavorare mantenendo inalterate le tradizioni che si tramandano ormai da 70 anni. Questa giornata non sarebbe realizzabile se anche qui non avessimo delle aziende che credono nell'associazionismo e che gratuitamente mettono a disposizione i loro prodotti, perché come dicevamo prima il connubio artigianato, commercio e agricoltura permette di realizzare queste giornate. Apriamo la nostra pagina culturale. Domenica 15 ottobre, speciale visita guidata a Saluzzo, La notte e i suoi misteri, inizierà alle 17 dalla biglietteria della Castiglia e condurrà in tutto il centro storico, musei compresi. Il costo della visita è di 5 euro a persona, gratuita per gli under 12. Dalle 15 alle 17, sempre nella stessa biglietteria della Castiglia, si potranno acquistare anche i biglietti per l'evento Terrore nel Borgo, che avrà luogo a Rifreddo in Valle Po sabato 21 ottobre dalle 19:45. Per chi non lo conoscesse, la passeggiata teatrale, evento clou dell'evento Notti delle Streghe. Il costo del biglietto in questo caso è di 5 euro, 3 euro per gli under 10. Nella pagina dedicata alla cultura, anche la prossima stagione teatrale di Mondovì, presentata questa mattina, 13 ottobre, sul palco del Baretti, anche lo spettacolo che ha conquistato il pubblico milanese, interpretato da Paolo Endel e diretto da Joelle Dix. Un mosaico di voci ed interpreti articolato in 7 appuntamenti, così è stata presentata la prossima stagione teatrale della città di Mondovì. 7 date per riflettere, sorridere ed emozionarsi. Quella del 2017-2018, ha detto il vice sindaco Olivieri, vuole essere un'edizione capace di intercettare una crescente fascia di pubblico, contribuendo alla diffusione dell'interesse per il teatro, grazie anche alla possibilità di incontro con autori contemporanei e con volti noti del
palcoscenico. Il cartellone propone un'offerta culturale di alto livello, inserendosi a pieno titolo nel palinsesto regionale. La rassegna, come di consueto, debutterà in novembre per concludersi ad aprile con un calendario articolato nato dalla collaborazione tra l'assessorato alla cultura del comune di Mondovì e Fondazione Piemonte Dal Vivo. Sicuramente la tradizione è mantenuta, ma c'è anche uno sforzo notevole per intercettare una nuova fascia di pubblico, no? Pubblico più giovane, pur mantenendo i canoni di qualità. Anzi, la proposta di questi grandi nomi, come da Gioele Dix a Paolo Hendel, Marina Massironi, va in questo senso. Quindi contiamo in una grossa affluenza del pubblico, i prezzi degli abbonamenti sono rimasti intatti, il prezzo del biglietto è uguale, quindi vi aspettiamo tutti a teatro con Regalesi. E a proposito proprio dei due artisti che hai citato prima, Dix ed Hendel, un lavoro, quello che porteranno qui a Mondovì, realizzato a quattro mani, possiamo dire così, che ha già avuto un grande successo a Milano. Certo, Fuga da Via Pigafetta è stato uno straordinario successo di Botteghino, che riproponiamo qui nella nostra città, ma poi c'è il nuovo spettacolo di Bergonzoni, poi c'è Marina Massironi con la sua Rosalind, insomma c'è chi più ne ha più ne metta. Il debutto, previsto per martedì 14 novembre, è affidato ad un classico della drammaturgia britannica, Poker di Patrick Marber, per la regia di Antonio Zavatteri. Prevendite e abbonamenti dal 23 di ottobre al 2 novembre agli sportelli Ubibanca di Breo. Per il momento dalla redazione di Telegrande è tutto. Noi naturalmente, come sempre, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento.